di Garlascola, girandola dei sospetti. Abbiamo anche il commento di Feltri e la Parietti. Cuccioli e padroni, l'incidente stradale, la dieta dei ciccioni, le vacanze di Natale. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori affezionati di Fatti e Misfatti e anche spettatori sul TG.com. Vi devo dire che oggi intendo fare un piccolo evento, un evento di Natale. Ero indeciso, in dubbio, che facciamo? Intervistiamo un leader politico per sapere se ci sarà la crisi a Natale oppure intervistiamo alcuni scienziati di quelli che in Italia si trovano praticamente dietro ogni angolo di strada per sapere se saremo chiusi o aperti, ma in realtà la sostanza è semplicissima, non sarà un buon Natale, non sarà, se non ci pensiamo noi da soli a farcelo buono in famiglia, nelle case, con gli amici, con gli affetti. Conte aveva promesso, vi farò fare dei sacrifici adesso, eravamo all'inizio di novembre, ma vi assicuro che vi darò un buon Natale. Non è così, non è così. Non ce l'ha fatta, non ce l'abbiamo fatta e per di più molti sono ancora indecisi, ma apriranno, chiuderanno i ristoranti. I ristoranti sono importanti perché la categoria dei ristoratori comunque è potente, perché tutti noi poi andiamo da loro a mangiare spesso nelle occasioni, anche i politici, quindi è potente. I bar sono importanti perché è una parte dell'economia. Tanti mestieri sono importanti e si sono persi col Covid. Allora ho detto, ma il nostro Natale com'era quando eravamo, diciamo, più poveri, più felici, più bambini? E il nostro Natale si sentiva l'aria di Natale prima di Natale perché si sentivano gli zampognari. Forse molti di voi non li hanno sentiti, ma molti italiani li hanno sentiti. Quando si sentivano le zampogne, le cornamuse, quelle che sono le zampogne, che sono diverse, ce lo spiegheranno, dicevamo, oh, è Natale, è Natale. E allora sta per arrivare. E i bambini pensavano, adesso i regali ci saranno, altri pensavano cose peggiori, ma comunque erano gli zampognari a fare il nostro tempo di Natale. E io ho pensato stamattina, andiamo a cercarli, perché degli zampognari non ha parlato nessuno, hanno protestato gli ambulanti, hanno protestato tutte le categorie e anche molte categorie in nero che non hanno guadagnato un euro e che non possono guadagnare un euro. Ma secondo voi non sono penalizzati gli zampognari dalla situazione di zone gialle, rosse, arancioni? Moltissimo. Andiamo a Brecciarola di Chieti, dove c'è l'associazione culturale Zampogne d'Abruzzo e il mio interlocutore è il signor Tonino Toracchio. Buongiorno signor Toracchio. Mi sente? Signor Toracchio, lo vediamo, ma non mi sente. Vogliamo comunicargli che siamo in onda, che siamo... Se non troviamo subito il signor Toracchio, intanto l'audio me lo mette a posto. Abbiamo fatto un sacco di prove, quando sono sceso in studio avevano provato 50 volte il collegamento, però il destino è così, gli zampognari non sono gente facile. Allora, intanto sentiamo gli zampognari che ci hanno mandato il loro video da Cogliano, in provincia di Salerno. Eccoci, allora questi erano gli zampognari di Cogliano in provincia di Salerno, noi li abbiamo contattati tutti e ci hanno mandato i loro video, poi abbiamo anche fatto un video perché secondo me è importante, non tutti probabilmente ci pensano, ma c'è una tradizione degli zampognari, vi faccio vedere questo video realizzato in moltissime piazze d'Italia negli anni scorsi. È bellissimo da vedere, ma purtroppo non c'è l'audio neanche in studio, perché non si sente. Cioè, una cosa che si deve sentire, farla vedere e basta, innervosisce il pubblico, anche il conduttore. Come mai? Questo video era buono, forse me lo ridanno, lo studio si sta
è trafelato per cercare di ripristinare il collegamento col signor Toracchio a Brecciarola di Chieti. Li vedo che scattano come grilli. Io ve la racconto, perché tanto io ve la racconto. Fate rivedere le immagini degli zampognari, che io ve la racconto. Bene, allora, forse hanno ripristinato il collegamento audio, forse no, forse sì, il signor Toracchio lo vedo che è lì e il collegamento dovrebbe esserci. Lei mi sente, signor Toracchio? Non mi sente? Non mi sente? Allora, vai te, Claudia, ecco, ho sentito, vai te, Claudia, con alcune notizie e poi vediamo. Buongiorno se riusciamo a fare... Ecco, lei purtroppo mi... quest'anno... causa pandemia non riusciamo a fisicamente portarvi le magiche note del Natale. Comunque, grazie alle reti Mediaset entreremo nelle vostre case. Cominciamo con la musica e proseguiamo poi con la zampogna in un periodo di pandemia. Prego. Potete proseguire, potete andare avanti. Bravissimi questi ragazzi, questi daranno seguito a tutto ciò che è la realtà zampognara. Come abbiamo detto prima, lo zampognaro nel periodo pandemico, che cosa ha perso di sacro e di profano? La zampogna ha un calendario tutto suo, dal mese di gennaio fino a dicembre. A gennaio con l'Epifania... chiudiamo la parte natalizia, poi si va verso il 16 di gennaio, che è Sant'Antonio, e si fanno le questue suonando per le campagne come si faceva una volta. Poi il primo canto sacro, il 21 di gennaio, San Sebastiano. Si passa poi a febbraio con il carnevale, già siamo tutti mascherati, quindi, e andiamo direttamente a marzo. Periodo di marzo e aprile... ci sono i canti della passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, qui adesso noi vi proponiamo un brano, Lo Giovedì Santo, cantato, è lungo, sono circa 32 strofe, ma noi ne faremo una soltanto, la parte musicale, la parte più significativa. Lo Giovedì Santo, con i nostri giovani ragazzi che ci allieteranno.
Ecco, gli zampognari e il signor Toracchio forse mi sente, forse mi vede. Tanti della passione, ecco. Uno dei tanti. Poi abbiamo il mese di maggio. Nel mese di maggio c'è il Maio, si ringrazia per... il Maio viene festeggiato per la fertilità, ma soprattutto per l'agropastoralità. Noi troviamo i pastori che rientravano dal tavoliere delle Puglie e ritornavano nelle loro case con il gregge. E qui c'è una delle tante canzoni che sono state scritte da poeti pastori, Pecorare a Magna Ricotta. Qui è una famiglia che aveva donne da marito, ragazze da marito, dicevano: non prenderti un pastore, prenditi un cafone che è un uomo di società. Qui vi facciamo ascoltare una breve strofa e la musica di Pecorare Mangia Ricotta. Questo pronto appunto per dire il calendario della zampogna, come abbiamo detto prima, da gennaio fino a dicembre. Ecco. Eccoci. Noi abbiamo, se non mi sente il signor Toracchio, io rinvio il resto del calendario ai prossimi giorni, prima di Natale. Se mi sente, possiamo anche parlare. Toracchio, mi sente adesso? Noi la sentiamo benissimo. Noi abbiamo dato... La sento. Allora, benissimo. Io penso che poi noi faremo un altro pezzo per finire questo calendario e arriveremo a dicembre, prima di Natale, facciamo un'altra cosa, o la vigilia proprio, perché questa musica che lei ci ha fatto sentire per molti non significa niente, molti non l'hanno sentita mai. Io sono, le ho detto prima, sono cresciuto da piccolo, quando sentivo le zampogne era Natale, arrivava Natale, poi arrivava la Pasqua, anche ci ha fatto sentire il Giovedì Santo, anche quello era una tradizione. Però le dico due cose. Primo, sono rimasto colpito, ma ce lo deve spiegare lei adesso, dal fatto che i suoi musicisti sono giovani, quindi la tradizione degli zampognari continua, l'Associazione Culturale Zampognari sforna nuovi zampognari, non è una tradizione che si perde. Seconda domanda, e risponda, perché già l'ha detto all'inizio, in questo periodo, ma voi come riuscite a portare avanti le vostre cose? Come riuscite che non potete girare, che non potete andare nelle strade, che non potete andare nelle chiese, che è tutto bloccato? Come ve la state cavando? Perché di voi non parla nessuno e io volevo parlarne qui a Fatti e Misfatti. Non la sente, non mi sente più. Allora, questa era il mio pensiero, che intanto è una tradizione che sta continuando e si vede, lì sono in un posto dove non prende tanto la linea telefonica, però voi avete visto che attraverso i nostri mezzi che sono più potenti, perché sono gli zainetti con cui lavoriamo in esterno, abbiamo sentito una musica buonissima.
Ed è una cosa che mi ha colpito, perché siamo a Natale, molti ci accuseranno di essere estremamente pop, estremamente popolari. Io dico no, questa è una cosa di tradizione che ci tenevo a far sentire, che quando ho proposto in redazione poi tutti quanti sono stati contenti, perché gli zampognari mettono allegria. Una volta venivano a piedi a Roma, io sono di Roma, venivano a piedi con i loro mantelli, avevano tutti i mantelli come il signor Toracchio, ma lunghi, e poi venivano con le loro scarpe particolari che si allacciavano sopra i pantaloni. Adesso i giovani sono dei musicisti, e dei musicisti che suonano strumenti che sono difficilissimi da suonare. Adesso purtroppo non ci sentiamo, la prossima volta vi farò descrivere dal signor Toracchio che suonare la zampogna non è un gioco facile, non è una cosa più semplice che suonare altri strumenti a fiato. La zampogna, come la cornamusa e come in realtà altri strumenti, per esempio la fisarmonica, che è uno strumento diffusissimo nei paesi, era diffusissima la fisarmonica e si imparava di natura, non c'era una scuola, è più difficile in certi casi dei pianoforti moderni come ci sono adesso con tutte le istruzioni. E quindi loro sono dei musicisti, musicisti popolari. Io volevo portarli qua perché volevo dire, se non sono capaci di regalarcelo sto Natale, ce lo facciamo noi. Ma non c'è Natale senza gli zampognari. TG.com, fatti e misfatti, ve l'ha dati. Quindi noi apriamo la settimana che si concluderà poi col Natale, e che è di più di una settimana, andremo anche qualche giorno più avanti, però sentiti gli zampognari, noi abbiamo il nostro Natale. Buona giornata, io lascio la linea a TG.com, c'è Claudia Vanni che adesso la prende e continua con le notizie.